Qual è la dritta sportiva che ancora oggi ti è molto cara? Ti ricordi maggiormente come all'età? Iniziato sì da piccolo, ho iniziato a giocare, avevo 5 anni più o meno. E trattamenti di favore, no, anzi, più delle volte erano delle rotture di scatole perché avendo il papà così famoso dicevi ah, devi essere forte, devi essere più bravo, invece non mi ha fatto crescere come se fossi un giocatore qualunque normale, quindi ci sono stati un po' più di problemi sotto quel punto di vista. Chi ricordi maggiormente come allenatore dell'età giovanile? E qual è la dritta sportiva che ancora oggi ti è molto cara? Allenatori ce n'è più di uno, da quello del mini basket Vincenzo Crocetti, poi Roberto Piva, Giulio Besio che mi hanno seguito durante il percorso della mia crescita. Consiglio da parte degli allenatori è sempre stato quello di divertirmi mentre giocavo a pallacanestro, assolutamente questo è quello che ho sempre portato dietro con me. Quando a 16 anni hai fatto l'esordio in Serie A, immaginavi che la tua carriera si sarebbe svolta come poi è stata? Ma ci speri. A 16 anni sono stato buttato in campo per sfortuna degli altri, nel senso che si erano fatti male, quindi dovevo giocare per forza. Quando sei lì, poi dopo ti viene un po' appetito, ti viene voglia di fare sempre di più. Sinceramente speravo come è andata è stata perfetta, davvero, è stata una grandissima cosa. Chi era il cestista a cui ti ispiravi? E qual era il giocatore con cui hai trovato più sintonia e complicità in campo? Allora, il giocatore a quale mi sono ispirato sicuramente è Michael Jordan, perché è il miglior giocatore in assoluto sul pianeta di sempre. Poi c'erano anche altri, c'erano Magic Johnson, Larry Bird, in Italia c'erano, ai miei tempi c'era Kukoc, c'era gente di Danilovic, Komazek che ha giocato con noi, questi sono stati un po' i giocatori che mi hanno ispirato. Sintonia in campo, beh, ce ne sono stati parecchi, da Gianmarco Pozzecco, Alessandro De Paul, Francesco Vescovi, tutti quelli i miei compagni di squadra con i quali poi ho vinto scudetto ed europeo. Quando hai feeling in campo e fuori, poi diventa tutto molto più facile. Qual è il trofeo che senti di averlo meritatamente vinto con la tua squadra? Ma il trofeo che mi sento meritatamente vinto sono due, sostanzialmente. Dico due perché lo scudetto con Varese è stato proprio una crescita continua da parte di tutti, giorno dopo giorno, quando è iniziata la stagione, addirittura anche qualche anno prima. E poi invece con l'Europeo lì siamo stati veramente squadra unita. Non è facile nel giro di un mese trovare feeling e armonia, però quando c'è sacrificio e voglia di fare bene, tante volte vengono fuori queste perle. Facendo un paragone fra i giovani dei tuoi tempi e quelli che oggi alleni, pensi che la passione, le motivazioni, lo spirito di sacrificio, la pazienza di far gavetta erano presenti nei giovani dei tuoi tempi come nei ragazzi di oggi? Purtroppo i ragazzi di oggi non hanno più la pazienza che c'era prima, ma è un discorso che comunque non vi preoccupate perché sentivo quando ero giovane io da quelli vecchi, quando ero giovane io, è una cosa che logicamente chi ha più l'età, chi è più grande tende a dire ai giovani. Però essere sinceri, ai miei tempi non ci si lamentava perché si giocava poco, si stava seduti in panchina, non si aveva lo spazio necessario. Invece oggi tanti, anche sotto età, anche diciamo under 17, under 18, under 20, pretendono troppo rispetto a quello che poi possono dare sul campo. Però ti ripeto, faccio preambolo anche al discorso di prima dove ogni generazione poi bacchetta la generazione successiva, quindi è una cosa che ci sta alla grande. 1999, anno vincente, campionato della Stella con Varese, Supercoppa Italia e campione d'Europa con la Nazionale. Lì è stato per me l'anno migliore, diciamo, della mia carriera sotto il punto di vista del risultato. Quando ottieni così tanti successi sicuramente hai qualche merito, ma più il merito va ai compagni di squadra, va alle persone che ti allenano, alla società che ti circonda, che ti permette di poter raggiungere questi risultati. Quell'anno tanti, soprattutto qua a Varese, hanno gioito, anche perché erano più di 20 anni che Varese non vinceva qualcosa.
per me è stato veramente incontenibile, festeggiamenti non ne parliamo per quanto riguarda il post partita, ma proprio l'emozione di vedere anche concretizzato il lavoro di tanti anni è veramente impagabile. Poi una serie di infortuni e quell'anca mai curata a dovere ti hanno costretto a un ritiro forzato e anticipato dal basket giocato. Che hai provato in quei momenti? Ma è stato una brutta tegola, anche perché a me giocare piaceva tantissimo, ma ero arrivato proprio a una condizione dove il mio fisico non reggeva più negli allenamenti, nella partita, e anche addirittura al riposo era veramente condizionato da questo dolore. Il fatto di non essermi curato, anche perché il mio infortunio quando si evidenzia ormai è troppo tardi, non c'è un modo per capire se c'era usura o no da parte dell'articolazione. Rimani un po' svuotato, anche perché poi ho smesso a 31 anni di giocare e mi sarebbe piaciuto continuare ancora qualche tempo, però ho avuto la fortuna di continuare a stare nel mondo della pallacanestro, appunto andando a allenare i giovani e rimanendo attaccati e cercando di insegnare qualcosa a chi ha voglia di imparare. E per ultimo, parlaci della tua nuova veste di opinionista commentatore basket su Sky. Com'è stato l'approccio? Allora, all'inizio, come tutte le cose, quando sei novizio non sai mai da che parte cominciare, non sai mai se dici la cosa giusta. Ancora adesso ho il timore di dover dire qualcosa di sconveniente o che vada contro qualcuno, però di essere troppo critico nel giudizio. È sempre un'emozione, è una cosa divertente, è bella farla perché alla fine della fiera è sempre pallacanestro, è sempre vista in un altro modo. Però la cosa divertente è che io ho sempre odiato fare interviste, ho sempre odiato i giornalisti perché sono in piccioni e ficcanaso. Adesso tocca a me a stare lì, non dico fare il giornalista, però a dire qualcosa durante le partite. Ok, saluto. Ciao mamma, ciao Varese, ciao ragazzi. Ringrazio Simone Vanzella che mi ha concesso l'onore di fare questo.